diciamo, che è svolto da soprattutto un fattore che è stato oggetto del premio Nobel nel 2019, che è il fattore ipossico 1, che riguarda proprio come la cellula sa adattarsi alle condizioni di ipossia e come, quando, cosa accade quando questi meccanismi purtroppo saltano. Ho anche detto che quello che potrebbero essere le soluzioni anche nutraceutiche. In particolare ho parlato dei lavori scientifici pubblicati di un prodotto in particolare, riguarda appunto il desosulfazime o cell food proprio, in cui sono state pubblicate da eminenti colleghi dei lavori molto importanti, e riguardano proprio, guarda caso, il ruolo anche dell'HIF, quindi questo fattore ipossico, nella regolazione.